E ciò che porterò come ricordo è esattamente questo. Quindi il ricordo è il risultato di tutto ciò che la mente attiva sui flash, sull'immagine che, sulla percezione sensoriale, no? Sulla percezione sensoriale, perché molte volte poi è questo, sulla percezione sensoriale, in base a proprio a questi tre elementi, la struttura della mente, la selezione della mente. E dall'altra parte, cioè la selezione dell'attenzione, e dall'altra parte il modo con cui io ho imparato a stare nella vita. Interessante. Ma c'è un altro elemento, c'è un'altra curiosità, diciamo così. Vi dicevo prima che molte cose voi le registrate come flash, ma poi ve le dimenticate. E sostanzialmente magari appaiono un giorno, non si sa perché. Non si sa perché. Non si sa perché. Non si sa perché. Questa attività, come dire, insita nella memoria di far apparire a un certo punto qualcosa che vi siete dimenticati o addirittura di espungere completamente determinate immagini, ha a che fare con che cosa? Ha a che fare con che cosa? Con che cosa ha a che fare? Non lo so, forse l'esigenza di essere rinfrescato come ricordo, quindi è un processo della mente. Ma direi che me la dovresti spiegare come mai c'è questa esigenza di essere rinfrescato e come questa esigenza di essere rinfrescato produce un fenomeno di questa natura. Diciamo una cosa più semplice. È mai possibile che l'uomo, come dire, possa ricordare tutto ciò che i suoi sensi percepiscono? È mai possibile? Secondo me no. No, onestamente no. L'uomo sarebbe subissato di tante informazioni che complicherebbero la sua esistenza, giusto? Voi siete, come dire, ricordate tutti i pensieri che vi attraversano nel momento in cui in una vostra giornata fate delle cose piccole, piccole, piccole? No, Oh, sì. eppure li provate, ci sono. Certo. Certo, uno può giustificare dicendo: ma la mente non è attenta, non c'è l'attenzione. È vero, ma c'è anche un'altra faccenda che riguarda proprio queste operazioni che fa la mente, ovvero sia la mente per sua natura è selettiva, se non altro, diciamo meglio, l'attività intellettiva dell'uomo per sua natura, e non già la mente, perché altrimenti equivochiamo, perché la mente è la forma duale che voi assumete, avendo tutti un intelletto comunque, l'attività intellettiva che voi avete certamente è anche un'attività selettiva, necessariamente selettiva, altrimenti non riuscite a vivere. Ha degli interessi pure lei. Degli interessi, diciamo che organizzata così, cioè organizzati in maniera tale da essere un aiuto per l'uomo, ma se dovesse, come dire, se voi doveste ricordare tutto ciò che incontrate, tutto ciò che percepite con i sensi, la vostra vita sarebbe veramente disastrosa dal punto di vista della sollecitazione e dell'eccitazione. Quindi è un fatto abbastanza naturale che questo avvenga, ma certamente una cosa fa questione. Che cos'è che voi meno vi dimenticate? Perché questo è interessante invece. Presupposto che tante cose ve le dimenticate, no? Che cos'è che meno vi dimenticate? Cose ripetitive che avvengono. Non tanto, tu pensa quante cose ripetitive fai in una giornata e non te le ricordi neppure di averle fatte, poi devi pensarci, sì, allora capisci che le hai fatte, ma non hanno grande influenza. Secondo me le cose che ci hanno più colpito, E quindi? perché eccitano E di più, quindi? quelle che hanno E più quindi? sensi contemporaneamente. E quindi? Quelle che ci hanno sollecitato di più, E che hanno quindi? scatenato E più la nostra quindi quella emozionalità. condensazione che in voi assumono certi tipi di ricordi e che è una tale condensazione che inesorabilmente si impone ogni volta che una sollecitazione viene, la richiama in campo. È come dire, voi avete dentro di voi, nella vostra memoria, dei grumi sostanzialmente, se ci pensate bene, che possono essere per voi positivi o negativi, non mi interessa. Qualcosa che vi accompagna, vi accompagna, vi accompagna e che parla sempre di chi voi siete e di chi voi non siete. Attenti bene, che parla sempre di chi voi siete e quindi anche di chi non siete, perché quel qualcosa parla di chi siete voi, ma anche delle carenze che avete rispetto a qualcos'altro, giusto? Quindi quel qualcosa che è raggrumato, poi dirò perché è raggrumato, e che parla sempre di quel qualcosa che siete e di quel qualcosa che non siete.